Hello and welcome to Obehi Podcast. I'm your host, Obehi A14. And I strongly believe that everyone has a story to share. Now let's get started with this episode. Mi chiedete sull'informazione, ma ci sarebbe veramente. Poi alla fine, mentre ragionavo sugli altri interventi, mi sono convinto che alla fine parlare di informazione è parlare dei temi, delle questioni, del merito delle cose. E noi qui, stando a quella che è l'informazione che ci porta al mondo nelle nostre case, abbiamo una realtà che è veramente schematica, semplice. Di solito la realtà invece è complessa. È difficile starci dietro, è complessa, ma nello stesso tempo ci mancano una serie di elementi che ci impediscono praticamente di valutare correttamente i fatti. Mi spiego, perché così sembrerebbe una dichiarazione veramente molto radicale. Però una delle cose che qua, per quanto riguarda il terrorismo, è data quasi per assodata dalla nostra informazione, è che oggi questo scontro con Daesh o lo Stato Islamico o Al-Qaeda sono realtà diverse. Daesh è lo Stato Islamico lo stesso, ma Al-Qaeda è un'altra cosa. Anche la galassia terrorismo è una galassia complicata, non è così semplice, ma sembrerebbe, stando all'informazione che ci arriva, che si tratta, in fin dei conti, di uno scontro religioso. Loro sono islamici, radicali, interpretano il Corano in modo radicale, al punto che si sentono in guerra con tutto il mondo e addirittura cercano di conquistare un pezzo di territorio per fare il loro stato e la loro religione. Beh, guardate, non c'è nulla di più falso. Non è vero. Quella che stiamo vedendo non è una guerra religiosa. È una guerra che utilizza la religione. Per spiegarmi meglio, vi faccio un esempio che conosco molto bene, perché la Nigeria è un paese che conosco veramente molto bene. Ci sono stato diverse volte, ci sono stato di recente, ci sono andato per cercare di capire meglio questo fenomeno Boko Haram. Bene, la Nigeria è un paese nel quale il colonialismo ha fatto un disastro, e non lo dico in termini rivendicativi, è fatto. Del resto il mondo procede così e tante volte dobbiamo fare i conti con dei prodotti della storia che sono quello che sono. I colonialisti britannici, quando lasciarono la Nigeria, disegnarono quei confini, lottando con gli altri paesi, con l'altro grande paese coloniale, la Francia, ma anche la Germania, per disegnare quei confini. Fecero un paese che comprendeva un nord che è storicamente islamico, cioè non sono diventati musulmani adesso, lo sono da sempre. Il sultanato di Sokoto è una cosa storica, lo sono da sempre. E invece il sud è abitato da popolazioni di religione cristiana, un po' meno storicamente di quanto storicamente sono quelli del nord, perché lì sono stati evangelizzati, eccetera. Quindi lasciano un paese fatto in questo modo e quando sono costretti a venire via, perché il colonialismo è finito, reputano più opportuno per i loro interessi, per mantenere una certa influenza su questo paese,
paese importante, su questo territorio importante, reputano più opportuno lasciare il potere alle élite politiche e militari del nord. Quelle élite politiche e militari mantengono il potere col pugno di ferro fino al 1999, quando, non chiedetemi perché, o perlomeno chiediamocelo, quando a un certo punto Europa, Stati Uniti e Occidente decidono che anche in Africa va esportata la democrazia, il multipartitismo, le elezioni, eccetera. Cosa giustissima, ma fino a quel momento c'erano dei dittatori e l'Europa riteneva, cercava di fare gli accordi migliori con quel dittatore. E molto spesso quel dittatore faceva gli interessi dell'ex madre patria, perché così un po' andava la storia. Bene, nel 1999 cambia un po' tutto e Stati Uniti e Occidente in genere cominciano a chiedere all'Africa, secondo me giustamente a quel punto, elezioni, multipartitismo, di inserirsi in questo flusso della democrazia che doveva investire anche l'Africa. Bene, la Nigeria, mi sono dimenticato di dirvi, islamici al nord, cristiani al sud, la Nigeria è il paese più popoloso dell'Africa, al nord è semidesertico e poco abitato, relativamente poco abitato, il sud è quello che incide maggiormente a far diventare la Nigeria il paese più popoloso d'Africa. E se ci sono le elezioni, secondo voi chi vince? Il Sud. Nel 1999, per la prima volta in Nigeria, viene eletto un uomo del Sud di religione cristiana, con un secondo passaggio. Voi pensate che quelli del Nord erano contenti di questo? Eh no. Quelli del Nord, la Nigeria è un paese federale, è una nazione federale. La ricchezza sta al Sud, nel delta del Niger, il petrolio. Un paese federale significa che la vendita di quel petrolio, i proventi della vendita di quel petrolio vanno allo Stato centrale, il quale poi amministra quella ricchezza. Finché c'erano le lobby politiche, economiche e militari del nord, quella ricchezza passava dalle loro mani. E ovviamente quando il potere viene trasferito a un uomo del sud, quelli non sono 1999, primi anni 2000-2002, a Maiduguri nasce Boko Haram. Ve lo posso dire con cognizione di causa, ero lì. Il nord è storicamente musulmano, anzi prima vi devo raccontare una cosa. Io in Nigeria, come in altri paesi africani, con la popolazione musulmana, ho sempre trovato che fosse possibile instaurare un rapporto aperto, tranquillo, bene. Io, bianco, infedele, occidentale, mi affascinavo anche di quella religione. Mi ricordo un viaggio in Mali una volta, vent'anni fa, poco meno di vent'anni fa, sul fiume Niger, a Mopti, arrivai che era la festa del Montone. Bene, non riuscivo a venire via perché tutti i musulmani volevano che il bianco infedele mangiasse con loro. Oggi questo non può più succedere. Oggi è successo qualcosa, non può più succedere. In Nigeria, uguale, la popolazione del nord era più che avvicinabile e lo è ancora oggi. Ma quelle elite politiche militari del nord che si vedono strappato il potere, qualcosa devono fare. Per esempio, fecero una cosa che conosco bene perché ci ho scritto un libro, è lì, con Safia Hussaini Tungartubu, che è una donna che in quegli anni fu condannata alla lapidazione per adulterio. La lapidazione è una cosa veramente schifosa, sacco in testa, sepolta fino qui e poi tutto il villaggio tira le pietre.
non troppo grandi, se no uccidono subito, non troppo piccole, se no non fanno nulla. Per adulterio, adulterio secondo la legge coranica, dettaglio, fino al 1999 le popolazioni del nord e i governatori eccetera non avevano mai sentito il bisogno di applicare la legge coranica. Quando persero il potere lo fecero e trovarono anche una povera donna, Safia, da condannare alla lapidazione secondo la legge coranica perché adultera. Adultera significa che aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio. L'ultimo marito l'aveva ripudiata 6 mesi prima, l'aveva anche messa incinta. Ci fu una campagna internazionale, ed ecco perché il mio editore mi fece scrivere un libro su questa vicenda, ci fu una campagna internazionale per salvare Safia, che alla fine fu salvata. Ma prima che venisse salvata, tutto il mondo protestò con la Nigeria. Con chi? Con il primo presidente cristiano e del sud. Che cos'era questa roba? Una sorta di ricatto di quelli del nord. Fecero anche di più, poco dopo era in corso le vaccinazioni per la poliomielite la Nigeria è un paese dove si sviluppa facilmente questa epidemia e quelle vaccinazioni furono bloccate da quelli del nord perché nei vaccini, dicevano, c'erano delle sostanze che affievolivano il sentimento islamico. Così la poliomielite riprende, il mondo protesta, con chi? Con il primo presidente cristiano. Ora, vi ho detto prima che le vicende politiche, sociali, eccetera, sono complesse, quindi non si può fare un collegamento diretto. Però Boko Haram, che nasce esattamente in quei tempi, ed è un gruppo veramente surreale, non credono che la Terra sia rotonda, perché sul Corano non c'è scritto. Non credono che la pioggia sia un fenomeno di evaporazione e condensazione dell'acqua, perché la pioggia è una benedizione o una maledizione di Allah. Bene, questo gruppo non ha nessun seguito popolare, ma da quegli anni ad oggi, quando nacque nel 2002 Mohammed Yusuf, un imam un po' radicale, eccetera, combattevano con macete, bastoni, basta. Oggi hanno armi automatiche, esplosivo in grandi quantità, una buona capacità logistica, combattenti anche stranieri e combattenti esperti, gente che sa usare l'esplosivo. Guardate, per far questo ci vogliono soldi, non viene così. Oggi stiamo vivendo una situazione in Nigeria per cui per la prima volta in grandi lodi alla Nigeria, si pensava che queste elezioni fossero un'esplosione, invece no, i nigeriani sono andati a votare, hanno punito un presidente cristiano del sud che non ha fatto nulla contro Boko Haram, forse è anche stato un po' boicottato, secondo me, da quei blocchi di potere interni alla Nigeria. Ha rivinto un musulmano del nord, ex dittatore, ex capo di una giunta militare di religione musulmana, che oggi dovrebbe finalmente combattere Boko Haram, sperando che quel fenomeno, iniziato in buona parte per una dinamica interna, non sia diventato oggi qualcosa di interessante per Daesh, per lo Stato Islamico, per Al Qaeda, per il Qatar, per l'Arabia Saudita, per gli Emirati del Golfo, che sono molti di quei paesi che buttano soldi in queste imprese. Attenzione, quando dico Qatar, ovviamente non dico l'entità nazionale, perché sarebbe un po' troppo, ma il Qatar è un paese che ha grandi possibilità finanziarie, che ha anche un po' di lotte interne, che
nel quale la gente che ha potere, l'entourage delle persone che sono al potere hanno disponibilità, grandi disponibilità finanziarie, e una parte di quel denaro finisce in queste imprese. Che cosa ho? Il primo intervento, molto bello. L'Africa oggi è contesa per la prima volta. Per la prima volta è un teatro del conflitto. Di solito l'Africa non è stata mai nemmeno un mercato, è stato un serbatoio di materie prime. Oggi, per la prima volta, oggi è molto più complesso, una volta era semplice, c'erano le potenze coloniali, la Francia, la Gran Bretagna, si erano spartite l'Africa. Con la caduta del muro, la fine della guerra fredda, è diventato tutto più complesso. Ed è diventato tutto più complesso anche perché in Asia sorgono potenze economiche e il mondo arabo, potenze economiche che lì vogliono arrivare. La Francia cerca di non perdere colpi a questo proposito. Je suis Charlie. L'unico, forse due, ma uno dei due presidenti africani che è andato per quella manifestazione dei presidenti a Parigi era il presidente del Gabon. E non si può omettere questa cosa, qua è proprio l'informazione. Il presidente del Gabon è il figlio di un signore che si chiamava Omar Bongo e che governò il Gabon per 42 anni. 42, non è che qualcuno gli ha detto qualcosa, l'Europa, la Francia. No, non gli ha detto niente nessuno. È morto lui, sapete chi ha il potere? Il figlio, quello che è andato alla manifestazione a Parigi. E sapete perché è così forte? Non solo, ma questo è un buon motivo. È forte perché il Gabon è un paese petrolifero. Chi prende il petrolio del Gabon? Soprattutto la Francia, a prezzi quasi monopolistici. Ma voi volete che la Francia gli dica qualcosa? Non gli dirà niente. Quello che conta è con chi fai affari. E guardate, su qui torno alle cose che abbiamo discusso a questo tavolo. Burundi. Il presidente Pierre Nkurunziza minaccia di presentarsi per il terzo mandato ormai da tempo. Io credo che l'Europa, che ha chiesto elezioni, che ha chiesto multipartitismo, che chiede tutte queste cose, perché poi chiediamo, ma in Africa è una sorta di legge di Murphy, se un presidente fa le elezioni, le vince, sempre. E se non le vince, cambia i dati. E se non può più presentarsi, cambia la Costituzione. Ma c'è qualcuno che gli dice qualcosa. E noi dovremmo dirlo, e bisognerebbe dirlo. Guardate, c'è un caso che veramente Blaise Compaoré, presidente del Burkina Faso, va al potere in modo molto discusso, non vi racconto come perché quasi sicuramente molti di voi lo sanno. Governa per 27 anni, nessuno gli dice mai niente. Chi lo deve mandare via? La gente, i ragazzi, i giovani che vanno in piazza, quella società civile africana che l'informazione e anche la politica spesso schiaccia giù, non ci racconta. E quando va via, noi Blaise Compaoré abbiamo invitato qui con tutti gli onori a una mega conferenza sulla cooperazione, come se fosse un limpido presidente africano. No! Ma lo sostenevamo, ci faceva comodo. Allora, tante volte bisognerebbe dire che chiedere che l'Africa si sviluppi, chiedere che l'Africa non sia schiacciata da questo terrorismo che ha dinamiche molto politiche, significa fare delle scelte a volte importanti. Decidere che valgono di più, che vale di più la democrazia, gli uomini, i giovani, piuttosto che dei contratti favorevoli. Ma non lo si può, insomma l'Europa riesce a essere cattiva, con la Grecia, siamo cattivissimi, con Putin, siamo cattivissimi, tutto l'entourage di Putin, i principali
affaristi, uomini politici, eccetera, non possono più venire in Europa per embargo. Ma noi riusciamo a dire al signor Pier Nkurunziza che se ha conti in banche europee glieli requisiamo? Gli riusciamo a dire che nel suo entourage, se si presenta per il terzo mandato e lo vince per la legge di Marti, non fa più affari con l'Europa? Ora capisco che non è la questione che può fare un singolo deputato, una commissione, sono cose importanti, ripeto, la politica è una cosa complessa, è difficile operarci e non si ottiene tutto e subito, però le dinamiche sono queste. E quando poi la Corte Penale Internazionale non funziona più perché i presidenti africani, tutti quelli che sono al potere, dinosauri che sono al potere da secoli, ormai sono dei fossili, pensate a Mugabe, ma questo qui, Mugabe, dovrebbe essere uno che sostiene la Corte Penale Internazionale, ma mai e poi mai, rischierebbe di andarci. Ecco, questo mi fermo qui, ma questo per dire che tante volte l'informazione riguarda anche queste cose che vi dico, e la politica molte volte rimane in superficie e ci viene raccontata quella, e molte volte fenomeni che hanno un'origine, una matrice di interessi, di politica, di relazioni, anche una matrice tante volte inconfessabile perché ci siamo coinvolti, non vengono raccontati nella loro complessità. Lo facciamo anche noi giornalisti, a volte lo fa anche la politica. If you enjoy this podcast, make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes. Rate and review Obehead Podcast and share with your friends who might need it. I remain Obehead Ewafo. Thank you so much for listening and talk to you in the next episode.